Audiolibri Cristiani presenta Il Nascondiglio di Corrie ten Boom. Capitolo 9. Il rastrellamento. Udendo il rumore di qualcuno nella mia stanza, aprii faticosamente gli occhi. Era Yusi, che portava il suo materiale da letto e il vestiario da notte per nasconderlo nella camera segreta. Dietro di lui venivano Mary e Thea con i loro fagotti. Chiusi di nuovo gli occhi, era la mattina del 28 febbraio 1944. Per 2 giorni ero stata a letto con l'influenza, la testa mi palpitava, le mie giunture erano in fiamme. Qualsiasi piccolo suono, il respiro affannoso di Mary, lo stridere del pannello segreto mi facevano venir voglia di urlare. Udì entrare Hank e Meta mentre Yusi rise nel porgere agli altri il bestiario di giorno attraverso la porticina bassa. «Andate via tutti, lasciatemi sola!» mi morsi le labbra per evitare di dirlo. Finalmente ebbero raccolto i loro abiti e le loro cose e marciarono fuori, chiudendo la porta dietro di loro. «Dov'era Lindert?» Perché non era venuto su? Poi ricordai che Lindert era via per pochi giorni, a montare sistemi di allarme elettrico, come il nostro, in diverse delle case che accoglievano gente. Ripiombai in un sonno febbrile. La cosa successiva che seppi, Betsy stava ai piedi del letto, nelle sue mani una tazza fumante di tè di erbe. «Mi dispiace svegliarti, Corrie, ma c'è giù un uomo nel negozio che insiste di voler parlare soltanto con te. E chi è?» «Dice che viene da Hermelo. Non l'ho mai visto prima.» Sedetti barcollando. «Sta bene, devo comunque alzarmi. Domani arrivano le nuove carte annonarie.» Sorbì il tè bollente, quindi faticosamente mi alzai. Vicino al letto era la mia borsa da prigione, preparata e pronta come era stata dal giorno della chiamata del capo della polizia. In effetti vi ero andata aggiungendo cose. Oltre alla Bibbia, bestiario e oggetti da toletta, ora conteneva vitamine, aspirine, pillole di ferro per l'anemia di Betsy e molte altre cose. Era diventata per me una specie di talismano, una salvaguardia contro i terrori della prigione. Mi vestii lentamente ed uscii sul pianerottolo. La casa sembrava mi girasse intorno. Scesi giù attaccandomi alla balaustra. Giunta alla porta delle camere di zia Jans, fui sorpresa di sentire voci. Guardai dentro. Certo, avevo dimenticato, era mercoledì mattina. C'era gente che si riuniva per la funzione settimanale di Willem. Vidi Nolly che passava in giro caffè di occupazione, come chiamavamo la brodaglia di radici e fichi secchi. Peter era già al piano come la maggior parte delle settimane per provvedere alla musica. Continuai a scendere le scale incontrando nuovi arrivati che affluivano sopra. Allorché giunsi con le ginocchia che mi tremavano nel negozio, balzò su ad incontrarmi un omino con i capelli brizzolati. «Signorina ten Boom?» «Sì?» C'era una vecchia espressione olandese. «Potete conoscere un uomo dal modo in cui affronta i vostri occhi.» Quest'uomo sembrava concentrarsi in un qualche punto fra il mio naso e il mio mento. «Si tratta di un orologio», gli dissi. «No, signorina ten Boom, qualche cosa di molto più serio.» I suoi occhi sembrava descrivessero un cerchio intorno al mio viso. «Mia moglie è stata or ora arrestata. Stavamo tenendo nascosti ebrei, vede, se la interrogano, tutte le nostre vite sono in pericolo.» «Non so come potrei aiutarvi», dissi. «Ho bisogno di 600 guilders. C'è un poliziotto alla stazione di Hermelo che può essere corrotto con quella cifra. Io sono un povero uomo e mi hanno detto che avete certi contatti.» «Contatti? Signorina ten Boom, è una questione di vita o di morte. Se non li ottengo subito, la porteranno ad Amsterdam e allora sarà troppo tardi.» Qualcosa del comportamento dell'uomo mi faceva esitare. Tuttavia, come potevo correre il rischio di sbagliare? «Ritornate fra mezz'ora, avrò il denaro», dissi. Per la prima volta gli occhi dell'uomo incontrarono i miei. «Non lo dimenticherò mai», disse. «Quell'importo era più di quanto avevamo alla Beie, così mandai Tus alla banca con istruzioni di dare il denaro all'uomo, ma senza dargli nessuna informazione.
quindi mi arrampicai faticosamente di nuovo sulle scale. Dove 10 minuti prima ero stata bruciante di febbre, ora tremavo dal freddo. Mi fermai nelle camere di zia Jans per un tempo sufficiente a togliere un portafoglio pieno di carte annonarie dalla scrivania. Quindi, scusandomi con William e gli altri, continuai fino alla mia camera. Mi spogliai di nuovo, riempì il vaporizzatore che stava bollendo sulla sua piccola spiritiera e mi infilai di nuovo in letto. Per un po' tentai di concentrarmi sui nomi e gli indirizzi nel portafoglio. Questo mese in Zandvoort occorrevano 5 carte, in Overbin nessuna. Noi ne avremmo avuto bisogno di 18 in... Oh, l'influenza rombava dietro i miei occhi. Le carte ondeggiavano dinanzi a me e il portafoglio scivolò dalla mia mano. Mi addormentai. Nel sogno febbrile un campanello continuava a suonare, suonava, suonava, perché non si fermava? Piedi che correvano, voci che sussurravano, fai presto, fai presto. Balzai a sedere sul letto. Gente stava correndo oltre il mio letto. Mi voltai appena in tempo per vedere i talloni di Thea che scomparivano attraverso la porta bassa. Dietro di lei c'era Meta, quindi Hank. Ma non avevo previsto un'esercitazione per oggi. Che diavolo, a meno che non fosse un'esercitazione. Yusi balzò oltre me, bianco in volto. La pipa faceva tintinnare il portacenere che portava con sé in mani tremanti. E finalmente, nel mio cervello intorpidito, penetrò il fatto che l'emergenza era venuta. 1, 2, 3 persone erano già nella stanza segreta, 4 quando vidi scomparire le scarpe nere e le calze scarlatte di Yusi. Ma Mary, dov'era Mary? La vecchia comparve sulla porta della camera da letto, bocca aperta, ansimante. Balzai dal mio letto e a strattoni la feci attraversare la stanza. Facevo scivolare giù dietro di lei il pannello segreto quando irruppe nella stanza un uomo sottile dai capelli bianchi. Lo riconobbi dalla casa di Pickwick, qualcuno con una posizione molto alta nella resistenza nazionale. Non avevo idea che fosse in casa. Si immerse dopo Mary. 5, 6, sì, questo era giusto, Lindert era via. Le gambe dell'uomo scomparvero ed io lasciai cadere giù il pannello ritornando di un balzo al letto. Al di sotto udì sbattere porte, passi pesanti sulle scale. Ma era un altro suono quello che faceva trasformare il mio sangue in acqua, il raspare stridente e soffocante dell'ansimare di Mary. «Signore mio Gesù», pregai, «tu hai il potere di guarire, guarisci Mary adesso». E quindi il mio occhio cadde sul portafogli, zeppo di nomi e indirizzi. Lo afferrai, aprì ancora lo sportello, gettai dentro il portafogli, feci scendere lo sportello e spinsi contro di esso la mia borsa da prigione. Avevo appena raggiunto di nuovo il letto quando la porta si aprì. «Come vi chiamate?» Mi alzai a sedere lentamente e speravo, come ancora addormentata. «Che cosa? Il vostro nome?» «Ah, Cornelia Ten Boom». L'uomo era alto e robusto, con un volto pallido e strano. Portava un vestito borghese comune blu. Si volse e gridò giù per le scale. «Ne abbiamo ancora una qua sopra, Willems!» Si volse a me. «Alzatevi, vestitevi!» Mentre scivolavo fuori dalle coperte, l'uomo prese un foglietto dalle sue carte e lo consultò. «Così, voi siete il capo dell'organizzazione», mi guardò con nuovo interesse. «Ditemi adesso dove nascondete gli ebrei». «Ma non so di che cosa stiate parlando», l'uomo rise. «E non sapete neppure nulla di un'organizzazione clandestina. Vedremo». Non aveva staccato i suoi occhi da me, così incominciai a mettermi i vestiti al di sopra del pigiama, con le orecchie tese per un suono dalla camera segreta. «Fatemi vedere i vostri documenti». Tirai fuori il sacchetto che portavo intorno al collo. Quando tirai fuori la mia carta d'identità, con essa cadde un fascio di banconote. L'uomo si curvò, tirò su il denaro dal pavimento e se lo mise in tasca. Poi prese i miei documenti e li osservò. Per un istante la camera era silenziosa. L'ansimare di Mary, perché non lo udivo? L'uomo mi gettò indietro i documenti. «Alla svelta!» Ma non aveva tanta fretta quanto ne avevo io di uscire da quella stanza. Nella mia furia abbottonai sbagliato il mio golfino e infilai i piedi nelle scarpe senza preoccuparmi di legarle.
Poi stavo per prendere la mia borsa per la prigione. Un momento. Era lì dove l'avevo gettata nel mio panico, proprio di fronte al pannello segreto. Se mi curvavo per prenderla, ora, sotto la scansia, con quell'uomo che osservava ogni mio movimento, non avrei forse attirato la sua attenzione sull'ultimo luogo della terra che volevo guardasse. Fu la cosa più faticosa che non avessi mai fatto, il voltarmi e uscire fuori da quella camera, lasciando indietro la borsa. Scesi giù per le scale, incespicando, le ginocchia che mi tremavano tanto per la paura quanto per l'influenza. Un soldato in uniforme era di guardia, dinanzi alle camere di zia Jans. La porta era chiusa. Mi domandai se la riunione per la preghiera era finita, se Willem e Nolly e Peter erano riusciti ad andare via, o erano forse ancora tutti lì. Quanta gente innocente poteva essere stata coinvolta. L'uomo dietro di me mi dette una piccola spinta ed io mi affrettai a scendere le scale fino alla sala da pranzo. Papà, Betsy e Tuss erano seduti su seggiole tirate indietro contro la parete. Fra loro stavano tre operatori clandestini che dovevano essere arrivati dopo che ero salita al piano di sopra. Sul pavimento, sotto la finestra rotto in tre pezzi, c'era il marchio dell'Alpina. Qualcheduno era riuscito a buttarlo giù dal davanzale. Un secondo agente della Gestapo in borghese stava maneggiando con zelo una pila di monete d'argento e di gioielleria raccolte sulla tavola da pranzo. Era il nascondiglio dello spazio dietro il mobile d'angolo. Era stato effettivamente il primo posto in cui avevano guardato. «Qui c'è l'altra elencata rispetto a questo indirizzo», disse l'uomo che mi aveva portato giù. «Le mie informazioni dicono che è il capo di tutta l'organizzazione». L'uomo alla tavola, quello che chiamavano Willems, mi squadrò, poi ritornò ad occuparsi del bottino che gli stava di fronte. «Sapete quello che dovete fare, Captain?» Captain mi prese per il gomito e mi spinse davanti a lui per i 5 gradini rimanenti e nel retrobottega. Un altro soldato in uniforme faceva la guardia proprio all'interno di questa porta. Captain mi fece attraversare la stanza di fronte spingendomi contro il muro. «Dove sono gli ebrei?» «Qui non ci sono ebrei!» L'uomo mi colpì duramente sulla faccia. «Dove nascondete le carte annonarie? Ma non so di che cosa state!» Captain mi colpì ancora. Barcollai contro l'orologio astronomico e prima che potessi riprendermi mi schiaffeggiò ancora, poi ancora e ancora colpi violenti che mi buttavano indietro la testa. «Dove sono gli ebrei?» Un altro colpo. «Dov'è la vostra camera segreta?» Sentii il gusto del sangue nella mia bocca. La testa mi girava, le orecchie ronzavano. Stavo perdendo conoscenza. «Signore mio Gesù», gridai, «proteggimi!» La mano di Captain si fermò a mezz'aria. «Se dite ancora una volta quel nome vi ammazzo!» Ma invece il suo braccio lentamente cadde lungo il fianco. «Se non volete parlare, parlerà quella magrolina!» Incespicai davanti a lui sulle scale. Mi spinse su una delle seggiole disposte contro la parete della sala da pranzo. Attraverso la mia vista annebbiata, lo vidi portare Betsy fuori della camera. Sopra di noi colpi di martello e rumore di legno che si scheggiava indicavano dove una squadra di ricercatori addestrati stava cercando la camera segreta. Quindi giù nel vicolo il campanello suonò. Ma il segno, non vedevano che il segno Alpina non c'era più e... Guardai verso la finestra e trattenni il fiato. Lì sul davanzale i pezzi rotti messi accuratamente insieme. C'era il triangolo di legno. Guardai in su troppo tardi per vedere che Willems mi fissava intensamente. «Lo avevo pensato», disse, «era un segnale, non è vero?» Corse giù per le scale. Sopra di noi il martellamento e il rumore degli scarponi era cessato. Udì aprirsi la porta del vicolo e la voce di Willems, morbida e cortese. «Oh, venite dentro, venite pure!» «Avete saputo?» una voce di donna. «Hanno preso Home Herman!» «Pickwick, oh, non Pickwick!» «Oh», udì dire Willems. «E chi c'era con lui?» La interrogò quanto più duramente poté, quindi la mise in arresto. Ammiccando tra la paura e la confusione, la donna fu fatta sedere con noi lungo la parete. La riconobbi come una persona che occasionalmente portava messaggi per noi in giro per la città. Fissai angosciata il segno alla finestra che annunciava al mondo che tutto andava normalmente nella baie. La nostra casa era stata trasformata in una trappola.
Quanti ancora vi sarebbero caduti prima che fosse finita la giornata? E Pickwick, avevano proprio acchiappato Pickwick. Captain comparve con Betsy sulla porta della sala da pranzo. Aveva le labbra gonfie e sulla sua guancia una contusione che stava diventando nera. Quasi cadde nella seggiola vicino alla mia. «Oh, Betsy, ti ha fatto male?» «Sì», si asciugò il sangue sulla bocca. «Sono tanto rattristata per lui». Captain si voltò di colpo, il suo volto bianco ancora più pallido. «Silenzio, prigionieri!» urlò. Due uomini scendevano le scale nella sala da pranzo portando tra di loro qualche cosa. Avevano scoperto la vecchia radio sotto gli scalini. «Cittadini ossequienti alle leggi siete, non è vero?» Captain proseguì. «Voi, quel vecchio lì, vedo che credete nella Bibbia», indicò col pollice il volume sulla sua scansia. «Ditemi, che cosa si dice lì dentro a proposito di obbedire al governo?» «Temete Dio», papà citò, e sulle sue labbra in quella camera le parole vennero come una benedizione ed un'assicurazione. «Temete Dio ed onorate la regina». Captain lo fissò. «Non dice questo, la Bibbia non lo dice». «No», papà ammise, «dice temete Dio, onorate il re, ma in questo caso è la regina». «Qui non c'è re o regina», tuonò Captain. «Il governo legale siamo noi adesso e voi siete tutti delinquenti». Il campanello della porta suonò ancora. Ancora vi furono domande ed un arresto. Il giovanotto, uno dei nostri operatori, si era appena avvicinato alla seggiola che gli avevano assegnato quando il campanello suonò ancora una volta. Mi sembrò che non avessimo mai avuto tanti visitatori. La sala da pranzo stava diventando affollata. Mi rattristai soprattutto per quelli che erano venuti semplicemente in visita. Un anziano missionario a riposo fu portato dentro con la mascella tremante per la paura. Almeno, a udire i colpi che venivano da sopra, non avevano ancora scoperto la camera segreta. Un nuovo suono mi fece trasalire. Stava suonando il campanello del telefono giù nell'andito. «C'è un telefono!» gridò Willems. Squadrò tutti intorno alla camera, poi afferrandomi per il polso mi trascinò giù per le scale dietro di lui. Appoggiò il ricevitore contro il mio orecchio, ma tenendovi sopra la sua mano. «Rispondete!» disse con il movimento delle labbra. «Questa è la casa e il negozio Ten Boom!» dissi rigidamente quanto più osavo. Ma la persona dall'altra parte non afferrò la differenza. «Signorina Ten Boom, siete in un terribile pericolo, hanno arrestato Hermann Sloring, sanno tutto, dovete fare attenzione!» La voce della donna continuava a blaterare e l'uomo al mio fianco udiva tutto. Aveva appena attaccato il microfono quando il telefono suonò di nuovo. Una voce di uomo e ancora di nuovo il messaggio: «Home Hermann è stato portato alla stazione di polizia, questo significa che hanno scoperto tutto!» Finalmente, la terza volta in cui ripetetti il mio formale, non tipico saluto, dall'altra parte si udì un clic. Willems mi strappò di mano il microfono. «Allo, allo!» gridò. Agitò il sostegno del microfono sulla parete. La linea si era chiusa. Mi respinse indietro su per le scale e di nuovo nella mia seggiola. «I nostri amici se ne sono accorti», disse a Captain, «ma ho sentito abbastanza». Evidentemente Betsy aveva avuto il permesso di alzarsi dalla sua seggiola. Stava affettando il pane sulla credenza. Fui sorpresa di rendermi conto che era già ora di colazione. Betsy passò in giro il pane, ma scossi il capo. La febbre infieriva di nuovo, la gola mi faceva male e la testa pulsava. Un uomo comparve sulla porta. «Abbiamo frugato per tutta la casa», Willems disse. «Se c'è qui una stanza segreta, è il diavolo stesso che l'ha costruita». Willems guardò da Betsy a papà e a me. «Una camera segreta c'è», disse tranquillamente, «e c'è chi la sta adoperando, altrimenti lo avrebbero ammesso. Sta bene, metteremo una guardia intorno alla casa fino a che non saranno diventati mummie». Nel silenzio di orrore che seguì, vi fu una gentile pressione sul mio ginocchio. Maher Shalal Ashbaz, il gatto, mi era saltato in grembo per strofinarsi contro di me. Accarezzai la lucida pelliccia nera. Che cosa sarebbe accaduto di lui ora? Cercavo di non pensare alle sei persone al piano di sopra. Era passata mezz'ora da quando il campanello della porta aveva suonato per l'ultima volta e chiunque avesse raccolto il mio messaggio al telefono doveva aver diffuso l'allarme. Nessuno sarebbe più caduto nella trappola alla Beie.
Evidentemente Willems era giunto alla stessa conclusione, perché improvvisamente ci ordinò di alzarci e di scendere nell'andito con i nostri mantelli e cappelli. Papà, Betsy ed io ci trattenne nella sala da pranzo fino all'ultimo. Dinanzi a noi, giù per le scale, veniva la gente della camera di zia Janse. Trattenne il fiato osservandoli. Evidentemente la maggior parte di quelli avevano preso parte alla riunione di preghiera, erano andati via prima della razzia, ma certamente non tutti. Arrivava Nolly, dietro di lei Peter, ultimo della fila Willem. Tutta la famiglia perciò, papà, tutti e quattro i suoi figliuoli e un nipotino. Captain mi dette uno spintone, muovetevi. Papà prese il suo alto cappello dall'appiccagnolo. Fuori della porta della sala da pranzo si fermò per tirare su uno dei pesi nella vecchia pendola di Frisia. «Non dobbiamo lasciar finire la corda della pendola», disse. «Papà, papà, pensavi proprio che saremmo ritornati a casa in tempo per ridare la corda alla pendola?» La neve se n'era andata dalle strade. Piccole pozze d'acqua sporca erano nelle cunette mentre marciavamo attraverso il vicolo e nella Smedstraat. Il cammino comportò soltanto un minuto, ma al momento in cui entrammo, passando le porte doppie della stazione di polizia, stavo tremando dal freddo. Guardai ansiosamente intorno all'anticamera per cercare Rolf e gli altri che conoscevamo, ma non vedemmo nessuno. Sembrava che la forza di polizia regolare fosse stata sostituita da un contingente di soldati tedeschi. Fummo spinti lungo un corridoio e attraverso la pesante porta di metallo dove avevo visto per l'ultima volta Harry de Vries. Alla fine di questo ingresso c'era un ampio locale che ovviamente era stato una palestra. Le finestre alte nelle pareti erano coperte da reti metalliche. Legati al soffitto erano anelli e cesti per la pallacanestro. Ora, nel centro della stanza, era una scrivania dietro alla quale era seduto un ufficiale dell'esercito tedesco. Per coprire parte del pavimento erano stati disposti tappetini da lotta ed io caddi su uno di questi. Per 2 ore l'ufficiale prese nomi, indirizzi ed altri dati statistici. Contai le persone che erano state arrestate con noi, 35 persone. Sedute o sdraiate anche loro sui tappetini, si trovavano persone precedentemente arrestate, fra di loro alcuni volti che conoscevamo. Cercai Pickwick, ma non era tra quelli. Uno di questi, un collega orologiaio che veniva spesso alla Beye per affari, sembrava particolarmente addolorato per ciò che era capitato a noi. Venne e sedette vicino a papà e a me. Finalmente l'ufficiale se ne andò. Per la prima volta, dopo che il segnale d'allarme era suonato, potevamo parlare tra di noi. Faticai a tirarmi su. «Presto», gracchiai, «dobbiamo metterci d'accordo su quello che dobbiamo dire. La maggior parte fra noi possono semplicemente dire la verità, ma...» La voce mi morì in gola. Alla mia mente confusa dall'influenza, sembrò che Peter mi gettasse lo sguardo di rimprovero più feroce che io avessi mai visto. «Ma se vengono a sapere che zio Willem stamattina stava facendo lezione dal Vecchio Testamento, potrebbe procurargli dei guai», Peter finì per me. Voltò il capo da una parte ed io balzai su instabilmente in piedi. «Zia Corri», sussurrò appena fummo dall'altra parte della stanza. «Quell'uomo, l'orologiaio, è un collaboratore della Gestapo piantato qui tra noi», mi accarezzò la testa come se fossi un bambino ammalato. «Sdraiati di nuovo, zia Corri, ma per l'amor di Dio, non parlare!» Fui svegliata dalla pesante porta della palestra che veniva sbattuta nell'aprirsi. Entrò Rolf. «Calma qua giù», gridò. Si chinò vicino a Willem e gli disse qualche cosa che non riuscì a udire. «I gabinetti sono lì dietro», continuò ad alta voce. «Potete andare uno alla volta sotto scorta». Willem sedette vicino a me. «Dice che possiamo far sparire nei gabinetti carte incriminanti se le tagliamo abbastanza sottili». Andai a cercare nelle tasche della mia giacca. C'erano diversi pezzetti di carta e un portamonete che conteneva pochi spiccioli. Li esaminai uno dopo l'altro, cercando di pensare come l'avrei spiegato in un processo. A fianco alla fila di gabinetti esterni c'era un lavabo con una tazza di stagno legata a una catena. Con gratitudine presi un lungo sorso, il primo dopo il tè che Betsy mi aveva portato quella mattina. Verso sera un poliziotto portò nella palestra un grande cesto di panini freschi ancora tiepidi. Non riuscivo a inghiottire il mio. Solo l'acqua aveva buon gusto per me, sebbene mi imbarazzasse chiedere ripetutamente di essere portata fuori.
Quando ritornai, l'ultima volta, un gruppo si era riunito intorno a papà per le preghiere della sera. Ogni giorno della mia vita era finito così, quella ferma e profonda voce, quell'affidare con sicurezza e zelo tutti noi alla cura del Signore. La Bibbia era a casa sulla sua scansia, ma gran parte di essa era immagazzinata nel suo cuore. I suoi occhi azzurri sembrava vedessero oltre la camera affollata e chiusa, oltre Harlem, oltre la terra stessa, mentre egli citava a memoria: «Tu sei il mio rifugio, il mio scudo, io spero nella tua parola, sii il mio sostegno e sarò salvo». Nessuno di noi dormì a lungo. Ogni volta che qualcuno lasciava la stanza doveva passare al di sopra di una dozzina di altri. Finalmente la luce si infiltrò dalle alte finestre schermate nella parte superiore della stanza. La polizia portò di nuovo i panini. Mentre si svolgeva la lunga mattina, sonnecchiai con la schiena appoggiata alla parete. Il peggior dolore ora sembrava fosse nel mio torace. Era mezzogiorno quando i soldati entrarono nella stanza e ci ordinarono di stare in piedi. Frettolosi ci mettemmo mantelli e sfilammo di nuovo attraverso i freddi corridoi. Nella Smedestraat una parete di folla si premeva contro le transenne della polizia disposte attraverso la strada. Allorché Betsy di uscimmo con papà fra noi, un mormorio di orrore salutò la vista del grande vecchio di Harlem portato in prigione. Di fronte alla porta c'era un autobus verde della città con soldati che occupavano i sedili posteriori. La gente stava salendovi sopra, mentre amici e parenti nella folla piangevano o semplicemente guardavano. Betsy ed io afferrammo le braccia di papà per scendere gli scalini. Quindi ci rigidimmo, incespicando oltre noi, tra due soldati, senza cappello e senza mantello, veniva Pickwick. La cima della sua testa calva era tutta una contusione, sangue secco era incrostato sulla barba. Mentre veniva portato nell'autobus, non sollevò lo sguardo. Papà, Betsy ed io ci stringemmo in un sedile doppio anteriore. Attraverso i finestrini colsi un'occhiata di Tina in piedi nella folla. Era una di quelle giornate radiose d'inverno in cui l'aria sembrava risplendere di luce. L'autobus si scosse e partì. La polizia sgombrò un passaggio e camminammo in avanti a poco, fissai famelicamente fuori dal finestrino, rimanendo afferrata ad Harlem con gli occhi. Ora stavamo attraversando il Grotemark, le mura della grande cattedrale risplendevano di migliaia di gradazioni di grigio nella luce cristallina. In un modo strano mi sembrava che avessi già vissuto prima questi momenti, quindi ricordai la visione. La notte dell'invasione, avevo visto tutto, Willem, Nolly, Pickwick, Peter, tutti noi qui, trascinati contro la nostra volontà attraverso la piazza. C'era stato tutto nel sogno, tutti noi che lasciavamo Harlem, incapaci di tornare indietro, diretti dove?